Dopo due trasferte consecutive, l'Atalanta giocherà domenica la sua prima partita casalinga del 2023, ospitando al Gavi Stadium la Salernitana. Poi i nerazzurri faranno il loro debutto stagionale in Coppa Italia. Giovedì 19 alle 15, sempre a Bergamo, reincontreranno lo Spezia, con il quale in campionato hanno iniziato il nuovo anno pareggiando 2-2 in rimonta. Poi, per chiudere il girone di andata, trasferta all'Allianz Stadium di Torino per affrontare la Juventus. In 8 giorni, 3 partite importanti, un mini tour de force. Sì, sarà una settimana impegnativa, però diciamo che noi siamo pronti. Lavoriamo sempre bene, forte, per affrontare tutte queste gare che per noi sono importanti al top delle condizioni, quindi le prendiamo con l'importanza che è. Concentrazione al top, grande determinazione per conquistare il massimo, perché questa Serie A, ma non soltanto, ha evidenziato un grande equilibrio. Penso che ormai il calcio è questo, è molto equilibrato, l'abbiamo visto anche ai mondiali, tante sorprese, no? Magari c'erano nazioni che ci dava la vittoria per scontata e invece sono rimasti fuori. Il campionato è diventato anche un po' così, un po' equilibrato. Ora che è ripreso, tutti abbiamo avuto l'opportunità di prepararci meglio nel periodo della sosta, quindi è un campionato che tutte le partite sono dure. Noi cerchiamo e cercheremo sempre di trovarci pronti, perché sappiamo che contro l'Atalanta tutti vogliono giocarci la finale, quindi noi siamo consapevoli di questo e in ogni gara l'affrontiamo con tutta al top delle nostre capacità.